Profeta Neemia capitolo primo Parole di Neemia figliuolo di Accalia Ora avvenne che nel mese di Chisleu dell'anno ventesimo, mentre io mi trovavo nel castello di Susan, Anani uno dei miei fratelli e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai Giudei scampati e ai superstiti della cattività e riguardo a Gerusalemme. E quelle mi dissero, «I superstiti della cattività son là, nella provincia, in gran miseria e nell'opprobrio. Le mura di Gerusalemme restano rotte e le sue porte consumate dal fuoco». Com'ebbi udite queste parole, io mi posi a sedere, piansi, feci cordoglio per parecchi giorni e digiunai e pregai dinanzi all'iddio del cielo, e dissi, «O eterno Dio del cielo!» Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che t'amano e osservano i tuoi comandamenti, siano le tue orecchie attente e i tuoi occhi aperti, ed ascolta la preghiera del tuo servo, la quale io fo' adesso dinanzi a te giorno e notte per i figlioli d'Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figliuoli d'Israele, peccati che noi abbiamo commessi contro di te, sì che io e la casa di mio padre abbiamo commessi. Noi ci siamo condotti malvagiamente contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu desti a Mosè tuo servo. De, ricordati della parola che ordinasti a Mosè tuo servo di pronunziare. Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli, ma sottornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, quant'anche i vostri dispersi fossero agli estremi confini del mondo, io di là li raccoglierò e li ricondurrò al luogo che ho scelto per far la dimora del mio nome. Or questi sono Tuoi servi, tuo popolo, tu li hai redenti con la tua gran potenza e con la tua forte mano. O oh, Signore, te ne prego, siano le tue orecchie attenti alla preghiera del Tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che hanno a cuore di temere il Tuo nome. Concedeli oggi, ti prego, buon successo al tuo servo, e fa che trovi pietà agli occhi di quest'uomo. Allora. Io ero il coppiere del re. Nemia capitolo secondo L'anno ventesimo del re Artaserse, nel mese di Nisam, come il vino stava dinanzi al re, io presi il vino e glielo porsi. Or io non ero mai stato triste in sua presenza, e il re mi disse: Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato? Non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora io ebbi grandissima paura e dissi al re: Viva il Re in Eterno. Come potrebbe il mio aspetto non essere triste, quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse, che cosa domandi? Allora io pregai l'Iddio del cielo e poi risposi al re se così piace al re e il tuo servo ha incontrato favore agli occhi tuoi, mandami in Giudea nella città dove sono i sepolcri dei mio padre, perché io la riedifichi. E il re che aveva la regina seduta al lato mi disse: "Quanto durerà il tuo viaggio? Quando ritornerai?". La cosa piacque al re e mi lasciò andare e io gli fissai un termine di tempo. Poi disse al re: se così piace al re, mi si diano delle lettere per i governatori oltre il fiume affinché mi lascino passare ed entrare in Giudea, e una lettera per Asaf guardiano del parco del re affinché mi dia del legname per costruire le porte del castello ammesso alla casa dell'Eterno, per le mura della città e per la casa che abiterò io. E il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su me. Io giunsi presso i governatori d'oltre il fiume e diedi loro le lettere del re. Il re aveva mandato i meco dei capi dell'esercito e dei cavalieri. E quando Sanballat, lo Ironita e Tobia e il servo ammonita, furono informati del mio arrivo, ebbero gran dispiacere dell'avvenuta d'un uomo che procurava il bene dei figlioli d'Israele. Così giunsi a Gerusalemme e quando v'ebbi passato tre giorni mi levai di notte. Presi meco pochi uomini e non dissi nulla da alcuno di quello che Dio m'aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme, non avevo meco altro giumento che quello che io cavalcavo. Ed uscii di notte per la porta della valle e mi diressi verso la sorgente del dragone e la porta delle, delle tame, considerando le mura di Gerusalemme come erano rotte e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente al serbatoio e del re, ma non v'era posto per cui il giumento che io cavalcavo potesse passare. Allora risalii di notte alla valle, sempre considerando le mura, e poi rientrando per la porta della valle me ne tornai a casa. I magistrati non sapevano né dove io fossi andato, né che cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano di lavori. Allora io dissi loro, voi vedete la misera condizione nella quale ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ridifichiamo le mura di Gerusalemme, e non saremo più nello proprio. E narrai loro come la benefica mano del mio dio era stata su me, senza omettere le parole che il re mi aveva dette, e quelli dissero, Leviamoci, mettiamoci a costruire. E si fecero animo per metter mano alla buona impresa. Ma quando Sanballat, lo Ironita e Tobia, e il servo Ammonita e Geshem e l'Arabo seppero la cosa, si fecero beffe di noi e ci sprezzarono dicendo, Che cosa state facendo? Voi volete forse ribellare anche contro al re? Allora io risposi e dissi loro, L'Iddio del cielo è quelli che ci darà buon successo. Noi, suoi servi, ci leveremo e costruiremo, ma voi non avete né parte né diritto né ricordanza in Gerusalemme. NEMIA CAPITOLO terzo. ELIAS SHIB, SOMMO SACERDOTE, si levò coi suoi fratelli sacerdoti e costruirono la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero le sue imposte, continuarono a costruire fino alla torre di Mea che consacrarono e fino alla torre di Annaneel. Al lato a Eliashib lavorarono gli uomini di Gerico e al lato loro lavorò Zakur figliuolo di Imri. I figlioli di Senaa costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura, vi posero le imposte, le serrature, e le sbarre. Allato a loro lavorò alle riparazioni Meremot, figliuolo di Uria, figliuolo di Akots. Allato a loro lavorò alle riparazioni Meshullam, figliolo di Berechia, figliolo di Meshezabael, al lato a loro lavorò alle riparazioni Tzadok, figliuolo di Baanna. Al lato a loro lavorarono alle riparazioni i Tecoiti, ma i principali fra loro non piegarono i loro colli a lavorare all'opera del loro signore. Gioiada, figliuolo di Pasah, e Meschulan, figliuolo di Besodeia, Staurarono la porta vecchia, ne fecero vi ripossero le imposte, le serrature e le sparre. Allato a loro lavorarono alle riparazioni Meletia, il gabonita, Giodon, il Meromotria e gli uomini di Gabaon e di Mizpa che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. Allato lato a loro lavorò alle riparazioni Uzziel, figliolo di Harnhaia, di tre orefici, e al lato a lui lavorò Anania, di tra i profumieri. Essi lasciarono stare Gerusalemme com'era fino al muro largo. Al lato a loro lavorò alle riparazioni Refaia, figliolo di Hur, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Al lato a loro Lavorò alle riparazioni di rimpetto alla sua casa Gedaliah figliolo di Arumaf, Ar e al lato a lui lavorò Attush figliolo di Ashabania Malkia figliolo di Arim e Usahub figliolo di Pat Moab restaurarono un'altra parte delle mura e la torre dei forni. Al a loro lavorò alle riparazioni con le sue figliuole Shelun figliolo di Oloesh, capo della metà del distretto di Gerusalemme, Anum e gli abitanti di Zanoat restaurarono la porta della valle, la costruirono, vi posero le imposte, le serrature e le sbarre. Fecero inoltre mille cubiti di muro fino alla porta delle tame. Malchia, figliuolo di Rechab, capo del distretto di Bet. Akerem restaurò la porta delle tame, la costruì, vi pose le imposte, le serrature, le sbarre. Shalum, figliolo di Koh Ozet, capo del distretto di Mizpa, restaurò la porta della sorgente, la costruì, la coperse, vi pose le imposte, le serrature, le sbarre. Fece inoltre il muro del serbatoio di Shela presso il giardino del re fino alla scalinata per cui si scende dalla città di Davide. Dopo di lui Neemia, figliolo di Azbuk, capo della metà del distretto di Beth Zur, lavorò alle riparazioni fin di rimpetto ai sepolcri di Davide, fino al serbatoio che era stato costruito e fino alla casa dei Prodi. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i Leviti sotto Rehum, figliolo di Bani, e al lato a lui lavorò per il suo distretto Ashabia, capo della metà del distretto di Keila. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i loro fratelli sotto Bevai, figliolo di Hanadad, capo della metà del distretto di Keila, e a lato a lui Ezer, figliolo di Yeshua, capo di Mizpa, restaurò un'altra parte delle mura di rimpetto alla salita dell'arsenale all'angolo. Dopo di lui Baruch, figliuolo di Zaccai, ne restaurò con l'ardore un'altra parte dall'angolo fino alla porta della casa di Eliashib, il sommo sacerdote. Dopo di lui Meremoth, figliuolo di Uria, figliuolo di Akkoth, ne restaurò un'altra parte dalla parte della casa di Eliashib fino all'estremità della casa di Eliashib. Dopo di lui lavorarono i sacerdoti che abitavano in il contado dopo di loro beniamino e ashub lavorarono di rimpetto alla loro casa dopo di loro azaria figliolo di messaia figliuolo di anania lavorò presso la sua casa dopo di lui binui figliuolo di Hanedad, restaurò un'altra parte delle mura dalla casa di azaria fino allo svolto e fino all'angolo palal Figliolo di Uzai lavorò di rimpetto allo svolto e alla torre sporgente della casa superiore del re che dà sul cortile della prigione. Dopo di lui lavorò Pedahia, figliolo di Parosh. I Nehitinei, che abitavano sulla collina, lavorarono fino di rimpetto alla porta delle acque verso oriente e di rimpetto alla torre sporgente. Dopo di loro i tecoiti ne restaurarono un'altra parte, di rimpetto alla grande torre sporgente e fino alle mura della collina. I sacerdoti lavoravano alle riparazioni al di sopra della porta dei cavalli, ciascuno di rimpetto alla propria casa. Dopo di loro Zatok, figliolo di Immer, lavorò di rimpetto alla sua casa. Dopo di lui lavorò Shemaia, figliolo di Shekania, guardiano della porta orientale. Dopo di lui, Anania, figliolo di Shelamia e Anun sesto figliolo di Zafal, restaurarono un'altra parte delle mura. Dopo di loro, Meshulam, figliolo di Berechia, lavorò di faccia alla sua camera. Dopo di lui, Malchiha, uno degli orefici, lavorò fino alle case dei Netininei e dei mercanti di rimpetto alla porta di Amikfath e fino alla salita dell'angolo. E gli orefici e i mercanti lavorarono alle riparazioni fra la salita dell'angolo e la porta delle pecore. NEMIA CAPITOLO QUARTO Quando Samballato udì che noi edificavamo le mura, si adirò, e si indignò fuor di modo, e si beffe dei giudei, e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria— che fanno questi spossati giudei? Si lasceranno fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno essi rivivere delle pietre sepolto sotto mucchi di polvere consumate dal fuoco? Tobia, la munita che gli stava accanto, disse, edifichino pure, se una volpe vi salta sopra farà crollare il loro muro di pietra. Ascolta, O oh Dio nostro, come siamo sprezzati. Fa ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandonali al saccheggio in un paese di schiavitù. E non coprire la loro iniquità e non sia cancellato dal tuo cospetto il loro peccato, poiché t'hanno provocato a ira in presenza dei costruttori. Noi dunque riedificheremo le mura che furono dappertutto compiute fino alla metà della loro altezza, e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Ma quando Samballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Astodei ebbero udito che le riparazioni delle mura di Gerusalemme progredivano, e che le brecce cominciavano a chiudersi, ne ebbero grandissimo sdegno, e tutti quanti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e crearvi del disordine. Allora, noi pregammo pregammoli, Dio nostro, e mettemmo contro di loro delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Quei di Giuda dicevano, «Le forze dei portatori di pesi vengono meno, e le macerie sono molte, noi non potremo costruire le mura». E i nostri avversari dicevano, «Essi non sapranno e non vedranno nulla finché noi giungiamo in mezzo a loro». Allora li uccideremmo e fare cessare i lavori. E siccome i giudei che dimoravano vicino a loro vennero a dirci dieci volte e riferirci la cosa da tutti i luoghi di loro provenienza, io, nelle parti più basse del posto dietro le mura e in luoghi aperti, disposi il popolo per famiglie con le loro spade, le loro lance e i loro archi, e dopo aver tutto ben esaminato, mi levai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo Non li temete, ricordatevi del Signore grande e tremendo, e combattete per i vostri fratelli, per i vostri figliuoli e figliuole, per le vostre mogli e per le vostre case. Quando i nostri nemici udirono che eravamo informati della cosa e Dio frustrò il loro disegno e noi tutti tornammo alle mura ognuno al suo lavoro da quel giorno la metà dei miei servi lavorava e l'altra metà stava armata di lance e di scudi d'archi e di corazze e i capi erano dietro a tutta la casa di Giuda quelli che costruivano le mura e quelli che portavano e caricavano i pesi con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma e tutti i costruttori lavorando portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi. Il trombettiere stava accanto a me e io dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo L'opera è grande ed estesa e noi siamo sparsi sulle mura e distanti l'un dall'altro. Dovunque udrete il suon della tromba, qui vi raccoglietevi presso di noi. L'idio nostro combatterà per noi. Così continuavamo i lavori mentre la metà della mia gente teneva impugnata la lancia dallo spuntar dell'alba all'apparire delle stelle. In quel medesimo tempo io dissi al popolo Ciascuno di voi resti la notte dentro Gerusalemme coi suoi servi per far con noi la guardia durante la notte e riprendere il lavoro di giorno. Io poi, i miei fratelli, i miei servi, gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo, ognuno aveva l'arma a portata di mano. Neemia capitolo V. Or si levò un gran lamento da parte di quei del popolo e delle loro mogli contro ai giudei loro fratelli. Venera anche dicevano noi, i nostri figli e le nostre figliuole siamo numerosi. Ci si dia del grano perché possiamo mangiare e vivere. Altri dicevano: Impegniamo i nostri campi, le nostre vigne e le nostre case per assicurarci del grano durante la carestia. Altri ancora dicevano: Noi abbiamo preso del denaro in prestito sui nostri campi e sulle nostre vigne per pagare il tributo del re. Ora la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli, i nostri figliuoli sono come i loro figliuoli, ed ecco che dobbiamo sottoporre i nostri figlioli e le nostre figliuole alla schiavitù e alcune delle nostre figliuole sono già ridotte schiave, e noi non possiamo farci nulla già che i nostri campi e le nostre vigne sono in mano d'altri. Quando udii i loro lamenti e queste parole, io mi indignai forte. E dopo matura riflessione ripresi aspramente i notabili e i magistrati e dissi loro: Come voi prestate suppegno ai vostri fratelli? E convocai contro di loro una gran radunanza. E dissi loro: Noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli i giudei che s'erano venduti ai pagani e voi stessi. Vendereste i vostri fratelli ed essi si venderebbero a noi? Allora quelli si tacquero e non seppero che rispondere. Io dissi pure quello che voi fate non è ben fatto. Non dovrete voi camminare nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati dai pagani nostri nemici? Anch'io e i miei fratelli e i miei servi abbia dato loro in prestito denaro e grano. Vi prego, condoniamo loro questo debito, rendete loro oggi i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti e le loro case e la centesima del denaro del grano e del vino e dell'olio che avete esatto da loro come interesse. Quelli risposero: Restituiremo tutto, e non domanderemo più nulla da loro, faremo come tu dici. Allora chiamai i sacerdoti e in loro presenza li feci giurare che avrebbero mantenuto la promessa. Io scossi inoltre il mio mantello e dissi: così scuote il Dio dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non avrà mantenuto questa promessa e così sia egli scosso e resti senza nulla. E tutta la radunanza disse: amen. E celebrarono l'eterno e il popolo mantenne la promessa. Di più, dal giorno che il re mi stabilì loro governatore nel paese di Giuda, dal ventesimo anno fino al trentaduesimo anno del re Artaserse, durante dodici anni io, i miei fratelli, non mangiammo della provisione assegnata al governatore. I governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo ricevendone pane e vino, oltre a quaranta sicli d'argento, Perfino i loro servi angariavano il popolo, ma io non ho fatto così, perché ho avuto timore di Dio. Anzi, ho messo mano ai lavori di riparazione di queste mura, e non abbiamo comprato per un campo, e tutta la mia gente si è raccolta là a lavorare, e avevo alla mia mensa centocinquanta uomini giudei e magistrati, oltre a quelli che venivano a noi dalle nazioni circonvicine». «E quel che mi si preparava per ogni giorno era un bue, sei capri scelti di bestiame minuto e dell'uccellame, e ogni dieci giorni si preparava ogni sorta di vini in abbondanza, e non di meno io non ho mai chiesto la provvigione assegnata al governatore, perché il popolo era già gravato abbastanza a motivo dei lavori. «Oh mio Dio, ricordati per farmi del bene!» di tutto quello che ho fatto per questo popolo. Neemia capitolo sesto Or quando Samballat, Tobia e Geshem l'arabo e gli altri nostri nemici ebbero udito che io avevo riedificate le mura e che non vera più rimasta alcuna breccia, quantunque allora io non avessi ancora messe le imposte alle porte, Samballat e Geshem mi mandarono a dire... Vieni a trovarci, troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono. Or essi pensavano a farmi del male, e io inviai loro dei messi per dire, io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere, perché il lavoro rimarrebbe in sospeso mentre io lascerei per scendere da voi. Essi mandarono quattro volte a dirmi la stessa cosa e io risposi loro nello stesso modo. Allora San Ballat mi mandò a dire la stessa cosa la quinta volta per mezzo del suo servo, che aveva in mano una lettera aperta, nella quale stava scritto Corre voce fra queste genti e Geshum la ferma, che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu costruisci le mura e stando a quel che si dice, tu diventeresti loro re. E avresti perfino stabilito dei profeti per far la tua proclamazione a Gerusalemme dicendo ve un re in Giuda. Or questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e consultiamoci assieme. Ma io gli feci rispondere le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi perché tutta quella gente ci voleva impaurire, diceva, le loro mani si rilasseranno e il lavoro non si farà più. Ma tu, oh Dio, fortifica ora le mie mani. Ed io andai a casa di Scemaia, figliolo di Delaia, figliolo di Meteballel, che era qui, vi rinchiuso, ed egli mi disse, troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro al Tempio, e chiudiamo le porte del Tempio, poiché contro verranno a uccidersi noi e vorranno ucciderci di notte. Ma io risposi, un uomo come me si dà egli alla fuga? E un uomo qual son io potrebbe egli entrare nel tempio e vivere? No, io non ventrerò. E io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva pronunziato quella profezia contro di me perché Tobia e Sanballat l'avevano pagato». E l'avevano pagato per impaurirmi e indurmi ad agire in quel modo e a peccare, al fin di aver materia di farmi una cattiva reputazione ed a coprirmi donda. Oh mio Dio, ricordati di Tobia, di San Ballat, di queste loro opere, ricordati anche della Proferessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Or le mura furono condotte a fine il venticinquesimo giorno di Elul, in cinquantadue giorni, e quando tutti i nostri nemici ebbero saputo, tutte le nazioni circonvicine furono prese da timore, e restarono grandemente avvelite ai loro propri occhi, perché riconobbero che quest'opera si compiuta con l'aiuto del nostro Dio. In quei giorni anche dei notabili di Giuda mandavano frequenti lettere a Tobia e ne ricevevano da Tobia, già che molti in Giuda gli erano legati per giuramento, perché gli era genero di Shecania, figliolo di Arath, e Johanan, suo figliolo, aveva sposato la figliola di Meshullam, figliolo di Berechia. Essi dicevano del bene a lui perfino in presenza mia, e gli riferivano le mie parole». E Tobia mandava lettere per impaurirmi. Neemia capitolo vii. Or quando le mura furono riedificate, ed io ebbi messo a posto le porte e i portinai, i cantori e i leviti furono stabiliti nei loro uffici, io detti il comando di Gerusalemme ad Ananai, mio fratello, ed Anania, governatore del castello, perché era un uomo fedele e timorato di Dio più di tanti altri. E dissi loro: le porte di Gerusalemme non s'aprono finché il sole scotti, e mentre le guardie saranno ancora al loro posto, si chiudano e si sbarrino le porte e si stabiliscano per far la guardia gli abitanti di Gerusalemme, ciascuno al suo turno e ciascuno davanti alla propria casa. Or la città era spaziosa e grande, ma dentro vera poca gente, e non vi seran fabbricate case». E il mio Dio mi mise in cuore di radunare i notabili, i magistrati e il popolo per farne il censimento, e trovai il registro genealogico di quelli che erano tornati dall'esilio la prima volta, e vi trovai scritto quanto segue. Questi son quelli della provincia che tornarono dalla cattività quelli che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva condotti in cattività e che tornarono a Gerusalemme in Giuda, ciascuno nella sua città. Essi tornarono con Zorobabele, Yeshua, Neemia, Azaria, Ramia, Nahamani, Mardocheo, Bilshan, Mishpareth, Bigvai, Nehum e Baanna. Censimento degli uomini del popolo di Israele. Figliuoli di Parosh 2172. Figliuoli di Shefatia, 372. Figliuoli di Ara 652. I figliuoli di Pahat Mohab, dei figliuoli di Yeshua e di Yahab 2818.

667 figlioli di Bigvai 2067 figlioli di Adin 655 figlioli di Ater della famiglia di Ezechia 98 figlioli di Hatshun 328 figlioli di Bezai 324 figlioli di Arif 112 figlioli di Gabaon 95 figliuoli di Beth-lehendi Netofa 188 figliuoli di Anatot 128 uomini di Beth-asmavet 42 uomini di Cariet Jeramin di Kefira e di Berot Be 643 uomini di Rama e di Geba 621 uomini di Micmas 122 Uomini di Betel e di Ai 123 Uomini di un altro Nebo 52 figliuoli di un altro Elam 1254 Figlioli di Harim 320 Figlioli di Gerico 345 Figlioli di Lod di Adid e Ono, 721. Figlioli di Shena 3.930. Sacerdoti, figliuoli di Geadia della casa di Yeshua 963, figliuoli di Immer 1.052, figliuoli di Pashur 1.247, figliuoli di Arin 1.017, Leviti figliuoli di Yeshua e di Kadmiel dei figliuoli di Odeva 74. Cantori, figlioli di Asaf, centoquarantotto. Portinai, figlioli di Shelum, figlioli di Ater, figlioli di Talon, figlioli di Akub, figlioli di Atita, figlioli di Shobai, trentotto. Netinei, figlioli di Tziha, figlioli di Asufa, figlioli di Taboat, figlioli di Keros, figlioli di Sia, figlioli di Padon, figlioli di Levana figlioli di Agaba, figlioli di Selmai, figlioli di Anna, figlioli di Gedel, figlioli di Gea, figlioli di Reahia, figlioli di Retzim, figlioli di Nekoda, figlioli di Gazam, figlioli di Uzza, figlioli di Passea, figlioli di Besei, figlioli di Meuhim, figlioli di Efisesim, figlioli di Pakbuk, figlioli di Akufa, figlioli di Arhur, figlioli di Bathlin, Figlioli di Mehida, figlioli di Harsha, figlioli di Bacos, figlioli di Sisera, figlioli di Temmac, figlioli di Nezia, figlioli di Atifa. I figlioli dei servi di Salomone, figlioli di Sotai, figlioli di Sofaret, figlioli di Perida, figlioli di Gela, figlioli di Darcon, figlioli di Gidel, figlioli di Shefatia, figlioli di Attil, figlioli di Pokeret, Atsebaim, figlioli di Amon, totale dei netinei e dei figlioli dei servi di Salomone 392. Ed ecco quelli che tornarono da Tel Melath, da Tel Arsha, da Kerubadom e da Immer che non avevano potuto stabilire la loro genealogia patriarcale per dimostrare che erano israeliti. I figlioli di Delaia, figlioli di Tobia, figlioli di Nekoda, 642. Di tre sacerdoti, figlioli di Abbaia, figlioli di Akots, figlioli di Barzillai, il quale aveva sposato una delle figlie di Barzillai, il Gala Adita, fu chiamato col nome loro. Questi cercarono i loro titoli genealogici, ma non li trovarono e furono quindi esclusi come impuri dal sacerdozio. E il governatore disse loro di non mangiare cose santissime finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio con l'Urim e il Tumim, e la radunanza tutta assieme noverava 42.360 persone senza contare i loro servi, le loro serve, che ammontavano a 7.337. Avevano pure 245 cantori e cantatrici. Avevano 736 cavalli, 245 muli, 435 cammelli, 6.720 asini. Alcuni dei capi famiglia offrirono dei doni per l'opera, il governatore diede al tesoro mille dariche d'oro cinquanta coppe, cinquecento vesti sacerdotali, e tra i capi famiglia ve ne furono che dettero al tesoro dell'opera ventimila dariche d'oro 2200 mine d'argento. Il resto del popolo dette ventimila dariche d'oro duemila mine d'argento e sessantasei vesti sacerdotali. I sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, la gente del popolo, i netinei e tutti gli israeliti si stabilirono nelle loro città. Neemia capitolo ottavo. Come fu giunto il settimo mese e i figlioli di Israele si furono stabiliti nelle loro città, tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, e disse a Esdra lo scriva che portasse il libro della legge di Mosè che l'Eterno aveva data a Israele. E il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti alla radunanza composta di uomini, di donne e di tutti quelli che erano capaci di intendere. E lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina a presto fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere, e tutto il popolo teneva tese le orecchie a sentire il libro della legge. Ezra lo scriba stava sopra una tribuna di legno che era stata fatta apposta, e accanto a lui stavano a destra Matihia, Shema, Anaia, Uria, Ilchia, Marzeia, e a sinistra Pedaia, Mishael, Malchia, Ashum, Ashabadanna, Zaccaria e Meshulam. Ezra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava in un luogo più eminente, e come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Ezra benedisse l'Eterno, l'Idio Grande, e tutto il popolo rispose, Amen, Amen, Alzando le mani e s'inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi all'Eterno, Yeshua, Banai, Sherabia, Yamin, Akub, Shebatai, Obdia, Asseia, Kalita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaia e gli altri Leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi al suo posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente e ne davano il senso per far capire al popolo quel che andava leggendo. Nemia che era il governatore, esdra sacerdote, scriba e i leviti, che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo Questo giorno è consacrato all'Eterno al vostro Dio. Non fate condoglio e non piangete, poiché tutto il popolo piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro, andate, mangiate vivande grasse, e bevete vini dolci e mandate delle porzioni a quelli che nulla hanno di preparato per loro, poiché questo giorno è consacrato al Signor nostro. Non va tristate, poiché il gaudio dell'Eterno è la vostra forza. I Leviti facevano far silenzio a tutto il popolo e dicevano, tacete perché questo giorno è santo. Non va tristate. E tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandar porzioni ai poveri, a far gran festa perché avevano intese le parole che erano state loro spiegate. Il secondo giorno i capi famiglia di tutto il popolo, i sacerdoti e i laviti si radunarono presso Ezra lo scriba per esaminare le parole della legge e trovarono scritto nella legge che l'Eterno aveva data per mezzo di Mosè che i figlioli di Israele dovevano dimorare in capanne durante la festa del settimo mese e che in tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando. Andate al monte, Portatene rami d'olivo, rami d'olivastro, rami di mirto, rami di palma e rami d'alberi ombrosi, per fare delle capanne come sta scritto. Allora il popolo andò fuori, portò i rami, e si fecero ciascuno la sua capanna sul tetto della propria casa, nei loro cortili, nei cortili della casa di Dio, sulla piazza della Porta delle Acque e sulla piazza della Porta di Efraim. Così tutta la radunanza di quelli che erano tornati dalla cattività si fece delle capanne e dimorò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figliolo di Nun, fino a quel giorno, i figlioli di Israele non avevano fatto nulla di simile. E vi fu grandissima allegrezza. Ed Ezra fece la lettura del libro della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo. La festa si celebrò durante sette giorni e l'ottavo vi fu solenne radunanza com'era ordinato. NEMIA CAPITOLO NONO Or il ventiquattresimo giorno dello stesso mese, i figliuoli di Israele si radunarono vestiti di sacco e coperti di terra per celebrare un digiuno quelli che appartenevano alla progenie d'Israele si separarono da tutti gli stranieri, si presentarono dinanzi a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri. S'alzarono in pie nel posto dove si trovavano, e fu fatta la lettura del libro della legge dell'Eterno del loro Dio, per un quarto del giorno e per un altro quarto, essi fecero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti all'Eterno al loro Dio. Yeshua, Bani, Cadmiel, Shebania, Bunni, Sherabia, Bani e Canani salirono sulla tribuna dei Leviti e gridarono ad alta voce all'Eterno al loro Dio. E i leviti Yeshua, Kadmiel, Bani, Ashabenea, Sherabia, Odia, Shebania e Petania dissero Levati e benedite l'Eterno il vostro Dio d'eternità in eternità. Si benedica il nome tuo glorioso che è esaltato al di sopra d'ogni benedizioni, d'ogni lode. E tu, tu solo sei l'Eterno. Tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta sovressa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora. Tu sei l'Eterno, l'Iddio che scegliesti a Abramo, lo traesti fuori da Ur dei Caldei e gli desti il nome di Abramo. Tu trovasti il cuor suo fedele davanti a te e fermasti con lui un patto promettendogli di dare alla sua progenie il paese dei cananei, degli ittei, degli amorei, dei ferasei, dei gabusei e dei girgasei. Tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Tu vedesti l'afflizione dei nostri padri in Egitto e udisti il loro grido presso il Mar Rosso, e operasti miracoli e prodigi contro Faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il popolo del suo paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con prepotenza e ti facesti un nome come quello che hai al dì d'oggi. E fendesti il mare davanti a loro, sì che passarono per mezzo al mare sull'asciutto, e quelli che li inseguivano tu li precipitasti nell'abisso come una pietra in fondo alle acque potenti, e li conducesti di giorno con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per rischiarare la loro via per la quale dovevan camminare. E scendesti sul monte Sinai, e parlasti con loro dal cielo, ed esti loro prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti, e facesti loro conoscere il tuo santo sabato, ed esti loro comandamenti, precetti ed una legge per mezzo di Mosè tuo servo, ed esti loro pane dal cielo quando erano affamati, e facesti scaturire acqua dalla rupe quando erano assetati e dicesti loro che andassero a prender possesso del paese che avevi giurato di dar loro. Ma essi, i nostri padri, si condussero con superbia, indurarono le loro cervici e non ubbidirono ai tuoi comandamenti, Rifiutarono d'ubbidire, non si ricordarono delle meraviglie che tu avevi fatto a pro loro, e indurarono le loro cervici, e nella loro ribellione si vollero dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità, e non li abbandonasti. Neppure, quando si fecero un vitello di getto e dissero, ecco il tuo Dio che t'ha tratto fuori d'Egitto, e t'otraggiarono gravemente e tu nella tua immensa misericordia non li abbandonasti nel deserto, la colonna di nuvola che stava su di loro non cessò di guidarli durante il giorno per il loro cammino, e la colonna di fuoco non cessò di rischiarar loro la via per la quale dovevano camminare. E tu desti loro il tuo buono spirito per istruirli, e non rifiutasti la tua manna alle loro bocche, ed desti loro dell'acqua quando erano assetati. Per quarant'anni li sostenesti nel deserto, e non mancò loro nulla, le loro vesti non si logorarono, e i loro piedi non si gonfiarono. ed desti loro regni e popoli, e li spartisti fra loro per contrade, ed essi, Possedettero il paese di Sihon, cioè il paese del re di Eshbon e il paese di Og, re di Basham, e moltiplicasti i loro figliuoli come le stelle del cielo, e li introducesti nel paese in cui avevi detto ai loro padri loro che li faresti entrare per possederlo. E i loro figliuoli ventrarono e presero possesso del paese. Tu umiliasti dinanzi a loro i cananei che abitavano il paese, e li desti nelle loro mani con il loro re e con popoli del paese, perché li trattassero come loro piaceva. Ed essi si impadronirono di città fortificate, d'una terra fertile, e possedettero case piene d'ogni bene, cisterne belle scavate, vigne, uliveti, alberi fruttiferi in abbondanza. E mangiarono, e si saziarono, e ingrassarono, e vissero in delizie per la tua grande bontà. Ma essi furono disubbidienti, si ribellarono contro di te, si gettarono la tua legge dietro le spalle, uccisero i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te, e t'oltraggiarono gravemente. Perciò tu li desti nelle mani dei loro nemici, che li oppressero. Ma al tempo della loro distretta essi gridarono a te e tu le esaudisti dal cielo e nella tua immensa misericordia tu desti loro dei liberatori che li salvarono dalle mani dei loro nemici. Ma quando avevano riposo ricominciavano a fare il male dinanzi a te, perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici, i quali diventavano loro dominatori. Poi quando ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo, e così, nella tua misericordia, più volte li salvasti. Tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti. Peccavano contro le tue prescrizioni che facevano vivere chi li mette in pratica. La loro spalla rifiutava il gioco, essi induravano le loro cervici non volevano ubbidire, e pazientasti con essi molti anni, li scongiurasti per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non volero prestare orecchio, e tu li desti nelle mani dei popoli dei paesi stranieri. Però, nella tua immensa compassione, tu non li sterminasti del tutto e non li abbandonasti, perché sei un Dio clemente e misericordioso. Ora, dunque, o oh Dio nostro, Dio grande, potente, tremendo, che mantieni il patto e la misericordia, non paia un poca cosa agli occhi tuoi tutte queste afflizioni che sono piombate addosso a noi, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri padri, e a tutto il popolo dal tempo del re di Assiria al di Doci. Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è avvenuto, perché tu hai agito fedelmente mentre noi ci siamo condotti empiamente. I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge, non hanno ubbidito né ai comandamenti né agli ammonimenti coi quali tu li scongiuravi. Ed essi, mentre godevano del loro regno dei grandi benefici che tu largivi loro e del vasto e fertile paese che tu avevi messo a loro disposizione, non ti servirono e non abbandonarono le loro opere malvagie. Ed oggi eccoci schiavi, eccoci schiavi nel paese che tu desti ai nostri padri, perché ne mangiassero i loro frutti e ne godessero i beni, ed esso moltiplica i suoi prodotti per i re ai quali tu ci hai sottoposti a cagione dei nostri peccati e che sono padroni dei nostri corpi e del nostro bestiame a tal loro talento, e noi siamo in grande distretta. E a motivo di questo noi fermammo un patto e lo mettemmo per iscritto, e i nostri capi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti, vi apposero il loro sigillo». Neemia, capitolo decimo a motivo di tutto questo noi fermammo un patto stabile e lo mettemmo per iscritto: e i nostri capi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti, vi apposero il loro sigillo. Quelli che vi apposero il loro sigillo furono i seguenti. Neemia, il governatore figliuolo di Acalia. E Seraia, Azaria, Geremia, Pashur, Amaria, Malchia, Atush, Shebania, Maluk, Arim, Meremoth, Obadia, Daniele, Gineton, Baruk, Meshulam, Abijah, Mijamin, Maazia, Bilgai, Shemaia. Questi erano sacerdoti. I Leviti, Yeshua, figliolo di Azzania, binui dei figlioli di Anadat, Gadiniel e i loro fratelli Shebania, Odia, Kilita, Pelia, Anan, Mika, Rohob, Ashabia, Zakur, Sherabia, Shabania, Odia, Bani, Beninu, capi del popolo, Parosh, Pat Moab, אלם זתו באני, בוני, אטגד, בביי, אדוניה, בגביי, עדין, עטר, אצזקיה, עזור, עודיה, אשמום, בצאי, עריף, אנתות, נבאי, מקספיה, משולם, עזיר, משזבר, זדוק, ידוע, פרטיה, ענן, ענניה, הוסיה, Anania, Asashub, Alosheb, Pila, Shobek, Rehum, Ashabna, Maaseya, Ahia, Anan, Anam, Aluk, Harim, Ba'ana. Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portenai, i cantori, i netinei e tutti quelli che erano separati dai popoli dei paesi stranieri per aderire alla legge di Dio, le loro mogli, i loro figliuoli, le loro figliuole, tutti quelli che avevano conoscimento e intelligenza. Ci unirono ai loro fratelli più riguardevoli tra loro e si impegnarono con esacrazione e giuramento a camminare nelle vie di Dio data per mezzo di Mosè, servo di Dio, ad osservare e a mettere in pratica tutti i comandamenti dell'Eterno del Signor nostro, le sue prescrizioni e le sue leggi, a non dare le nostre figliuole ai popoli del paese e a non prendere le figliuole per i nostri figliuoli, a non comprare nulla in giorno di sabato o in un altro giorno sacro dai popoli che portassero a vendere in giorno di sabato qualsiasi sorta di merci o di derrate, a lasciare in riposo la terra ogni settimo anno, a non esigere il pagamento di verun un debito, ci imponemmo pure per legge di dare ogni anno il terzo di un ciclo per il servizio della casa del nostro Dio, per i panni della presentazione, per l'oblazione perpetua e per l'olocausto perpetuo dei sabati, dei nuovi luni, delle feste, e per le cose consacrate, per i sacrifici ed espiazioni a pro di Israele, e per tutta l'opera della casa del nostro Dio. E tirando a sorte, noi sacerdoti, leviti e popolo, regolammo quel che concerne l'offerta della legna al fin, di portarle secondo le nostre case patriarcali alla casa del nostro Dio a tempi fissi, anno per anno, perché bruciassero sull'altare dell'Eterno del nostro Dio come sta scritto nella legge. Ci impegniamo a portare ogni anno nella casa dell'Eterno le primizie del nostro suolo e le primizie d'ogni frutto di qualunque albero, come anche i primogeniti dei nostri figliuoli e del nostro bestiame, conforme sta scritto nella legge, e i primogeniti delle nostre mandri e dei nostri greggi per presentarli nella casa del nostro Dio ai sacerdoti che fanno il servizio della casa del nostro Dio. E ci impegniamo pure di portare ai sacerdoti nelle camere della casa del nostro Dio le primizie della nostra pasta, le nostre offerte prelevate, le primizie dei frutti di qualunque albero, del vino e dell'olio, e di dare la decima delle rendite del nostro suolo ai Leviti, i quali debbono prendere essi stessi queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati. E un sacerdote figliuolo da Aronne sarà coi Leviti, quando preleveranno le decime e i Leviti porteranno la decima della decima alla casa del nostro Dio nelle stanze che servono di magazzino, poiché in quelle stanze i figliuoli di Israele e i figliuoli di Levi debbano portare l'offerta prelevata sul frumento, sul vino e sull'olio. Qui vi sono gli utensili del santuario, i sacerdoti che fanno il servizio, i portinai e i cantori. Noi ci impegniamo così a non abbandonare la casa del nostro Dio. Neemia capitolo undicesimo. I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme, il resto del popolo tirò a sorte per farne venire uno su dieci ad abitare Gerusalemme, la città santa, gli altri nove dovevano rimanere nelle altre città. E il popolo benedisse tutti quelli che soffrirono volenterosamente d'abitare in Gerusalemme. Ecco i capi della provincia che si stabilirono a Gerusalemme mentre che, nella città di Giuda, ognuno si stabilì nella sua proprietà, nella sua città. Israeliti, sacerdoti, Leviti, Netinei e i figliuoli dei servi di Salomone. A Gerusalemme, dunque, si stabilirono dei figliuoli di Giuda e dei figliuoli di Beniamino dei figlioli di Giuda, Atania, figliolo di Uzia, figliolo di Zaccaria, figliolo di Ameria, figliolo di Shefatia, figliolo di Mahaleel, dei figlioli di Perez, e Mesia, figliuolo di Baruch, figliolo di Kol Ezek, figliolo di Azia, figliolo di Adaia, figliolo di Joarin, figliolo di Zaccaria, figliuolo di Shilonita. Totale. Dei figliuoli di Perez che si stabilirono a Gerusalemme 468 uomini valorosi. Dei figliuoli di Beniamino questi. Sulu figliolo di Mashlun, figliuolo di Johed, figliuolo di Pedaia, figliuolo di Colaia, figliolo di Maasea, figliolo di, di Tiel, figliolo di Isaia e dopo lui Gabbai, Salai in tutto 928. Gioiele, figliuolo di Zieri, era loro capo, e Giuda, figliuolo di Essenua, era il secondo capo della città. Dei sacerdoti Gedadia figliuolo di Gioraib, Yachim, Zeraia figliuolo di Elcaia, figliuolo di Meshulam, figliuolo di Zadok, figliuolo di Meraiot, figliolo di, di Hatub, preposto alla casa di Dio. E i loro fratelli addetti all'opera della casa in numero di 822, e Adaia figliolo di Joraham, figliolo di Pelaia, figliolo di Amzi, figliuolo di Zaccaria, figliolo di Pashur, figliuolo di Malchija, e i suoi fratelli capi delle case patriarcali in numero 242. E Amsai figliolo di Azril, figliolo di Azai, figliolo di Meshilomot, figliolo di Immer e i loro fratelli, uomini valorosi, il numero di 128. Zabdiel figliolo di Gedolin era il loro capo. Dei Leviti, Shemaia figliolo di Ashub, figliolo di Azrican, figliolo di At Shabia, figliolo di Buni. Shab Tehai e Josabab, proposti al servizio esterno della casa di Dio, di fra i capi dei Leviti, e Matania, figliolo di Micah, figliolo di Zabdi, figliolo di Asaf, il capocantore che intonava le laudi al momento della preghiera, e Bakbukia, che gli veniva secondo fra i suoi fratelli, e Abda, figliolo di Shumanuah, figliolo di Galal, figliolo di Jeduthum, Totale delle viti nella città santa 284, i portinai, Acub, Talmon e i loro fratelli custodi delle porte, 172. Il resto di Israele, i sacerdoti e i laviti, si stabilirono in tutte le città di Giuda, ciascuno nella sua proprietà. I netinei si stabilirono sulla collina e zia. E Gispa erano a capo dei netinei. Il capo dei Leviti a Gerusalemme era Uzzi, figlio di Bani, figliolo di Ashabia, figliolo di Matania, figliolo di Micah, dei figlioli di Asaf, che erano cantori addetti al servizio della casa di Dio, poiché vera un ordine del re che concerneva i cantori e vera una provisione assicurata loro giorno per giorno. E Petania, figliuolo di Meshezabel, dei figlioli di Zerach, figliolo di Giuda, era commissario del re per tutti gli affari del popolo. Quanto ai villaggi, con le campagne, alcuni dei figliuoli di Giuda si stabilirono a Kiriat Arba e nei luoghi che ne dipendevano, a Dibun e nei luoghi che ne dipendevano, a Jacob Zil e nei villaggi che ne dipendevano, in Yeshua, in Molada, in Beth Palet, in Azashual, in beer e nei luoghi che ne dipendevano, a Ziklag, in Mecona nei luoghi che ne dipendevano, in En-Rimon e a Zora, in Jamur e in Zanoat, in Adula Ad e nei loro villaggi, in Lachis e nelle, nelle sue campagne, in Azakea e nei luoghi che ne dipendevano, si stabilirono da beer fino nella valle di Inom. I figlioli di Beniamino, si stabilirono a Geba, in La, a Mikmas, ad Aijah, a Betel e nei luoghi che ne dipendevano, ad Anatot, a Nob, ad Anania, a Azor, a Rama, a Gitaim, a Idid, a Zoboim, a Nebalat, a Lod, a Ono, Valle degli Artigiani. Dei Leviti, alcune classi appartenenti a Giuda, furono unite a Beniamino. NEMIA CAPITOLO DODICESIMO Questi sono i sacerdoti e i leviti che tornarono con Zorobabel, figliolo di Shetiel e con Yeshua. Seraia, Jeremia, Ezra, Amaria, Malluk, Atush, Shekania, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abija, Mia, Maadia, Bilga, Shemaya, Joya Rib, Zelut, Amok, Ilchia, Gedaiya. Questi erano i capi dei sacerdoti e dei loro fratelli al tempo di Yeshua. Leviti. Yeshua, Binui, Kadmiel, Sherebia, Giuda, Mattania che dirigeva con i suoi fratelli il canto delle laudi. Bac, Bukia e Unni, loro fratelli, s'alternavano con loro secondo il loro turno. Yeshua generò Joachim, Joachim generò Eliashib, Eliashib generò Yohadah, Johada Yo generò Jonathan, Jonathan generò Judad. Ecco quali erano al tempo di Joachim i capi di famiglie sacerdotali. Della famiglia di Seraia, Meraia, di quella di Geremia, Anania, di quella di Ezra, Meshulam, di quella di Amaria, Jonan, di quella di Melicut, Jonathan, di quella di Shebania, Giuseppe, di quella di Arim, Adna, di quella di Meraiot, Elkai, di quella di Iddo, Zaccaria, di quella di Ginetot, Meshulam, di quella di Abijah, di quella di Minyamin, di quella di Molad Piltai, di quella di Bilga quel Shumanua, di quella di Shemaia Jonathan, di quella di Jorahib Matenai, di quella di Gedaia Uzi, di quella di Selai Kalai, di quella di Amok Eber, di quella di Ilkia Ashabia, di quella di, di, di Gedaia Natnael. Quanto ai Leviti, i capi di famiglia furono iscritti al tempo di Eliasib di Giodaia, di Jonan di Giadua e i sacerdoti sotto il regno di Dario il Persiano. I capi delle famiglie levitiche furono iscritti nel libro delle cronache fino al tempo di Johanan, figliuolo di Eliasib. I capi dei Leviti Ashabia, Cherabia, Yeshua, figliuolo di Cadmiel, e i loro fratelli s'alternavano con essi per lodare e celebrare l'Eterno, conforme all'ordine di Davide, uomo di Dio, per mute secondo il loro turno. Mattania, Bakbukia, Obdia, Mashalum, Talmon, Akub erano portinai e facevano la guardia ai magazzini delle porte. Questi vivevano al tempo di Joachim, figliolo di Eshua, figliolo di Yosadak, ai tempi di Enemia, il governatore di Esra sacerdote e scriba. Alla dedicazione delle mura di Gerusalemme si mandarono a cercare i leviti di tutti i luoghi dove erano per farli venire a Gerusalemme. Al fin di fare la dedicazione con gioia, con laudi e cantici e suon di cembali, salteri, eccetera. E i figliuoli dei cantori si radunarono dal distretto intorno a Gerusalemme, dai villaggi dei Netophaititi, da Bet, Gilgal e dal territorio di Geba e Mavet, poiché i cantori s'erano edificati dei villaggi nei dintorni di Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura. Poi io feci salire sulle mura i capi di Giuda e formai due grandi cori coi relativi cortei. Il primo si incamminò dal lato destro sulle mura verso la porta del Levante, e dietro questo coro camminavano Oshaia, la metà dei capi di Giuda, Azaria, Ezra, Meshulumma, Giuda, Beniamino, Scemaia, Geremia, dei figlioli dei sacerdoti con le trombe. Zaccaria, figliolo di Jonathan, figliuolo di Shemaia, figliolo di Matania, figliuolo di Micaia, figliolo di Zacur, figliolo d'Asaf, e i suoi fratelli, Scemaia, Azarel, Milalai, Gilalai, Mahai, Nathanael, Giuda. Ananani, con gli strumenti musicali di Davide, uomo di Dio. Esra lo scriba camminava la loro testa. Giunti che furono alla porta della sorgente, montarono di rimpetto a loro la scalinata della città di Davide, là dove le mura so salgono al di sopra del livello della casa di Davide e giunsero alla porta delle acque a Oriente. Il secondo coro si incamminò nel senso opposto, egli andavo dietro con l'altra metà del popolo sopra le mura. Passando al di sopra della torre dei forni, esso andò fino alle mura larghe, poi al di sopra della porta dei Flam, della porta vecchia, della porta dei pesci, della torre di Ananeel, della torre di Mea, fino alla porta delle pecore. E il coro si fermò alla porta della prigione. I due cori si fermarono nella casa di Dio e così feci io con la metà dei magistrati che era Meko. E i sacerdoti Eliakim, Maasea, Miniamin, Micaia, Elioenai, Zaccaria, Anania con le trombe. E Maasea, Shemaia, Elezar, Uzzi, Johanam, Malkija, Elam, Ezzel e i cantori fecero risuonar forte le loro voci diretti da Israhia. In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una grande gioia. Anche le donne e i fanciulli si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. In quel tempo gli uomini furono proposti che servissero ai magazzini delle offerte, delle primizie e delle decime onde si raccogliessero dai contadi delle città le parti assegnate dalla legge ai sacerdoti e ai leviti poiché i giudei gioivano a vedere i sacerdoti ed i leviti ai loro posti. E questi osservavano ciò che si riferiva al servizio del loro Dio e alle purificazioni, come facevano dal canto loro i cantori e i portinai, conforme all'ordine di Davide e di Salomone, suo figliuolo, poiché anticamente, al tempo di Davide e di Asaf, v'erano dei capi dei cantori e dei canti di de laude e di azioni di grazia a Dio. Tutto Israele, al tempo di Zorobabel e di Neemia, dava giorno per giorno le porzioni assegnate ai cantori e ai portinai, dava ai leviti le cose consacrate, e i leviti davano ai figlioli d'Aronne le cose consacrate che loro spettavano. Neemia, capitolo tredicesimo In quel tempo si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè. E vi si trova scritto che l'Amonita e il Maobita non debbono mai in perpetuo entrare nella radunanza di Dio, perché non erano venuti incontro ai figliuoli di Israele con del pane e dell'acqua, e perché avevano prezzolato a loro danno Balam per maledirli, ma il nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. E quando il popolo ebbe udita la legge, separò da Israele ogni elemento straniero, Or prima di questo il sacerdote Elia Shib, che era preposto alle camere della casa del nostro Dio ed era parente di Tobia, aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande, là dove prima d'allora si riponevano le offerte, l'incenso, gli utensili e la decima del grano, del vino e dell'olio, e tutto ciò che aspettava per legge ai Leviti, ai Cantori, ai Portinai, e la parte che ne prevaleva per i sacerdoti. Ma quando si faceva tutto questo, io non ero a Gerusalemme, perché l'anno trentaduesimo di Artacerse, re di Babilonia, ero tornato presso il re e in capo a qualche tempo, avendo ottenuto un congedo dal re, tornai a Gerusalemme e m'accorsi del male che lì Ashib aveva fatto per amore di Tobia, mettendo a sua disposizione una camera nei cortili della casa di Dio. La cosa mi dispiacque fortemente e feci gettare fuori dalla camera tutte le masserizie appartenenti a Tobia. Poi ordinai che si purificassero quelle camere e vi feci ricollocare gli utensili della casa di Dio, le offerte e l'incenso. Seppi pure che le porzioni dovute ai Leviti non erano state date e che i Leviti e i cantori incaricati del servizio se n'erano fuggiti ciascuno alla sua terra. Ed io censurai i magistrati e dissi loro perché la casa di Dio ed ella è stata abbandonata? Poi radunai le viti e i cantori e li ristabilì nei loro uffici. Allora tutto Giuda portò nei magazzini le decime del frumento, del vino e dell'olio, e affidai la sorveglianza dei magazzini al sacerdote Scelamia, allo scriba Zadok, e a Peradia, uno dei Leviti, ai quali aggiunsi Anam, figliolo di Zakur, figliolo di Matania, perché erano reputati uomini fedeli, e il loro ufficio era di far le ripartizioni fra i loro fratelli. Ricordati di questo, di me, o oh Dio, e non cancellare le opere pie che io ho fatto per la casa del mio Dio e per il suo servizio. In quei giorni osservai in Giuda di quelli che calcavano l'uva negli strettoi in giorno di sabato, altri che portavano caricandolo su degli asini, del grano ed anche del vino, dell'uva, dei fichi ed ogni sorta di cose che facevano venire a Gerusalemme in giorno di sabato. Io le rimproverai a motivo del giorno in cui vendevano le loro derrate. C'erano anche dei siri stabiliti a Gerusalemme che portavano del pesce ed ogni sorta di cose e le vendevano ai figliuoli di Giuda in giorno di sabato e in Gerusalemme. Allora io censurai i notabili di Giuda e dissi loro che vuol dire questa male azione che fate profanando il giorno del sabato. I nostri padri non fecero essi così e lì Dio nostro fece per questo cadere su noi e su questa città tutti questi mali. E voi accrescete lì ardente contro l'Israele profanando il sabato. E non appena le porte di Gerusalemme cominciarono ad essere nell'ombra prima del sabato, io ordinai che le porte fossero chiuse e che non si riaprissero fino a... Dopo il sabato, e collocai alcuni dei miei servi alle porte affinché nessun carico entrasse in città durante il sabato. Così i mercanti e venditori d'ogni sorta di cose l'una e due volte passarono la notte fuori di Gerusalemme. Allora io li rimproverai e dissi loro: "Perché passate voi la notte davanti alle mura? Se lo rifate vi farò arrestare". Da quel momento non vennero più il sabato io ordinai anche ai Leviti che si purificassero e venissero a costruire le porte per santificare il giorno del sabato. Anche per questo ricordati di me, o oh Dio mio, ed abbi pietà di me secondo la grandezza della tua misericordia. In quei giorni vidi pure dei Giudei che si erano ammogliati con donne di Astod, di Amon e di Moab, e la metà dei loro figlioli parlava all'Astodeto, ma non sapeva parlare la lingua di, dei giudei, conosceva soltanto la lingua di questo o di quest'altro popolo. E io li censurai, li maledissi e ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare nel nome di Dio che non darebbero le loro figliuole ai figliuoli di costoro, e non prenderebbero le figliuole di coloro per i loro figliuoli né per loro stessi. E dissi, Salomone re di Israele, non peccò egli forse appunto in questo? E certo fra le molte nazioni non ci fu re simile a lui, era amato dal suo Dio e Dio l'aveva fatto re di tutto Israele, non di meno le donne straniere fecero peccare anche lui. E sarà egli a dir di voi che commettete questo gran male, che siete infedeli al nostro Dio prendendo mogli straniere? Uno dei figlioli di Gioia, Dì, figliolo di Eliascibi, il sommo sacerdote, era genero di Sanballat, lo oronita, e io lo cacciai lungi da me. Ricordati di loro, mio Dio, poiché hanno contaminato il sacerdozio e il patto fermato dal sacerdozio e dai leviti. Così purificai il popolo da ogni elemento straniero e ristabilì i servizi vari dei sacerdoti e dei leviti, assegnando a ciascuno il suo lavoro ordinai pure di far sì circa l'offerta delle legna dei tempi stabiliti e circa le premizie. Ricordati di me, o oh mio Dio, per farmi del bene.